noi abbiamo purtroppo dovuto convocare questa assemblea dei lavoratori, ma l'abbiamo fatta aperta al pubblico, in modo incogliente, con servizio, naturalmente in particolare persone viaggianti in macchina stanno facendo il loro servizio, e l'assemblea è soprattutto su come si va a gestire la drammatica situazione che ci ritroveremmo da domenica rispetto al taglio del servizio ferroviario in Val d'Aosta. Sta diventando una cosa non più sostenibile il fatto che i sindacati, i lavoratori, addetti, gli utenti, soprattutto sono ostaggio di alcune discussioni, alcune diatribe a questo punto che vengono da anni ormai portate avanti, a nostro avviso per scelte non chiare, definite e determinate da parte anche dei tre committenti, ma soprattutto tra Regione e Governo, per i rapporti che ci sono, ci ritroviamo ancora una volta a discutere di tagli al servizio ferroviario. Bene, noi siamo qui soprattutto perché intanto abbiamo preso atto anche noi il 29 del taglio che Trenitalia andrà a fare domenica, un taglio molto forte, parliamo di, nella nostra presenza passa da 24 a 6 treni nei giorni feriali, da 24 treni a 4 treni nei giorni festivi, la Torino-Ostia-Ivrea da 42 passa a 18, da 35 a 13, quindi vuol dire una scelta forte di campo rispetto al fatto che non si dà assolutamente una risposta agli utenti, non si cerca di trovare un accordo con Trenitalia e Governo rispetto a questi argomenti, non interessa assolutamente lavoratori e pendolari, in questo caso studenti, perché siamo già nel periodo scolastico, che si ritroveranno senza un servizio ferroviario. Banalmente dobbiamo dire che nel momento in cui c'è una forte crescita di domande di trasporto ferroviario, di trasporto collettivo, ai noi sappiamo anche perché le risorse economiche date dai salari sempre più bassi per colpa del potere d'acquisto, ci ritroviamo senza servizi. Molti si domandano come andranno a lavorare domani mattina. Beh, i ferrovieri si domandano anche cosa faranno da domenica, visto che la gran parte del personale viaggiante opera su tutta la tratta Piemonte e Val d'Aosta, quindi arriva anche fino in lontano alla provincia grande di Cuneo. Beh, da domenica andremo a discutere su come di più questi lavoratori con le proprie famiglie saranno costretti a vagare la gran parte della propria settimana in Piemonte, perché di fatto è stato tolto un servizio fondamentale quale è il servizio ferroviario. Beh, noi abbiamo stamattina, ripeto, abbiamo fatto un telegramma, lo diciamo chiaramente, un telegramma a tutti i soggetti, agli stessi soggetti a cui è stato mandato da parte dell'assessore una richiesta di rinvio della decisione, dicendo che ci sono i finanziamenti per quanto riguarda il trasporto ferroviario, lo sapevamo anche noi, ce l'ha sempre detto, ci sono anche a bilancio i 9 miliardi e i 600 milioni, ma noi una cosa certa abbiamo notato che la richiesta è stata inviata esclusivamente a Trenitalia, gli altri soggetti sono per conoscenza, compresi il Presidente della Giunta. Beh, noi abbiamo voluto assolutamente fare questa scelta di mandare non per conoscenza il nostro disagio, la nostra richiesta assolutamente di risoluzione di questo problema, abbiamo voluto assolutamente dire a tutti i soggetti interessati che su questo argomento non ci stiamo assolutamente ad essere in qualche modo schiacciati da logiche che non, assolutamente non condividiamo. Ancora di più siamo qui per dire che su questo argomento noi domani volantieremo, gli utenti devono insieme a noi sostenere una causa che è quella soprattutto del trasporto collettivo, soprattutto del trasporto ferroviario, che deve essere una funzione determinante nell'asse di fondo valle del servizio ferroviario, ma sicuramente noi dobbiamo confrontarci con gli altri modalità di trasporti e fare un sistema di trasporti che sia compatibile per le esigenze della Val d'Aosta, ma soprattutto andando a evitare anche i doppioni nel servizio, ma soprattutto andando a potenziare un servizio laddove oggi è forte la domanda. Quindi in questo caso qua l'asta di fondo valle. Si fa una scelta diversa, il nostro avviso, noi chiediamo a tutto
a tutte le istituzioni della Valle d'Aosta soprattutto, che finalmente si dica basta a queste meline, non si gioca sulla pelle dei lavoratori e degli utenti. Il servizio di trasporti è una questione fondamentale per i cittadini di questo paese. Per queste ragioni noi dobbiamo ragionare per uno sviluppo del trasporto, non un forte taglio e ridimensionamento. Una soluzione ci potrebbe essere, noi non vogliamo pensarla in grande, però io credo che tutti gli attori interessati dal trasporto, sul trasporto, che sono la Regione Piemonte, la Valle d'Aosta, il governo, per quanto riguarda le competenze e i trasferimenti, noi nel volantino diciamo la Regione sui trasporti si assuma pienamente la propria responsabilità nell'interesse della comunità. Questo vuol dire che la responsabilità vuol dire finalmente se le competenze le vuole sì o no in capo alla Regione. Questa è una questione fondamentale, perché da qui si parla di sviluppo o no. Perché se non si parla di competenze date alla Regione, allora si apre un confronto col governo, insieme alla Regione, in questo caso non attore primario della discussione, ma insieme alla Regione e al governo, bisogna andare a discutere quanto costa il servizio ferroviario e soprattutto, oltre al servizio ferroviario, su come si sviluppa l'infrastruttura, certamente, perché continua ad esserci il problema di un'infrastruttura non all'altezza della Valle d'Aosta, di un'infrastruttura che è obsoleta rispetto, purtroppo dobbiamo dire, alla scelta scellerata della rottura di carica di Ivrea. Noi continuiamo a sostenere che il treno da Presadidier deve avere un unico servizio di trasporto ferroviario fino a Torino, e l'unicità del trasporto ferroviario è fondamentale per lo sviluppo di questa regione. Basta sentir dire che il turismo non può essere sviluppato anche attraverso il sistema ferroviario perché c'è una rottura di carico alle porte della Valle d'Aosta. Beh, noi diciamo questo perché siamo sensibili e crediamo assolutamente ad uno sviluppo del sistema, perché se si sviluppa il sistema si sviluppa l'occupazione, si sviluppano le attività produttive, si sviluppa il trasporto merci, si sviluppa tutta un'economia che deve essere comunque uno sviluppo di un'economia sostenibile per la Valle d'Aosta. E noi facciamo anche una scelta di questo genere qua, con questo tipo di posizione. Beh, la Valle d'Aosta non deve pensare solo alle alte vie o alle medie vie. C'è l'asta di Fandevalle, che è la via bassa che usano i comuni cittadini per muoversi, per andare a lavorare, per spostarsi da una città all'altra. Beh, questa via bassa non deve essere legata ad un sistema di trasporto che non ricordiamo di quanti anni indietro ci porta. Una cosa importante dobbiamo dirla però: quello che i nostri nonni, i nostri genitori nelle altre regioni hanno pensato e attuato attraverso sistemi di trasporti collettivi oggi integrati tra loro, noi la stiamo ancora dicendo in Val d'Aosta. Questa è la questione che ci deve preoccupare. Allora, quando parleremo di sviluppo del settore dei trasporti, visto che è il volano fondamentale di un'economia? Beh, noi questa cosa qui non possiamo più accettarla, basta. Noi chiediamo alle fonti istituzionali di aprire un tavolo tra tutte le parti. Questo è un problema che ci attraversa in modo trasversale e quindi deve coinvolgere tutti quanti i soggetti decisionali, ma soprattutto ho un tavolo. Noi continuiamo a sostenere che c'è bisogno di una conferenza regionale dei trasporti, lo ripetiamo, una conferenza regionale dei trasporti che veda, e dico un tra virgolettato, sembra quasi che il problema della ferrovia è un problema che forse è meglio solo parlarne. Dobbiamo passare a questioni di fatto, a questioni concrete. Io dico tra virgolette, noto anche una piccola assenza da parte di quelli che sono le istituzioni locali. Beh, io avrei potuto sentire tranquillamente magari un sostegno anche da parte del sindaco d'Aosta, i sindaci della Valle d'Aosta su questo argomento devono, e noi rivendichiamo che dicono qualcosa di positivo sul trasporto collettivo, non solamente quando viene toccato il piccolo comune, quando gli si viene tolto la linea del pullman. Noi su questo sistema i sindaci devono poter sostenere un livello di trasporto efficiente, efficace e naturalmente a dimensione della nostra popolazione. Atti concreti vuol dire che noi da subito, già domani faremo volantinaggio, domani sera saremo facendo una sorta di catena, in sostanza, di collegamento tra i lavoratori, tra i ferrovieri e gli utenti, una catena di solidarietà ma soprattutto a sostegno
non solamente per gli attuali utenti, ma a sostegno di uno sviluppo dei trasporti. Poi venerdì siamo convocati, già convocati dall'assessore, speriamo che domani da Roma porta notizie positive rispetto all'argomento. Lunedì saremo a Torino per decidere, per discutere, speriamo di no, sui tagli che saranno effettuati e gli effetti negativi che verranno in qualche modo imposti ai lavoratori delle ferrovie, alle persone viaggianti. Circa 30 unità sono in queste condizioni, ma non dobbiamo assolutamente fermarci. Noi abbiamo detto anche l'altra volta, è la terza volta che siamo su questo argomento qua, noi abbiamo detto il sindacato è disponibile a sedersi intorno a un tavolo, l'abbiamo dimostrato, per poter migliorare il servizio ferroviario, creare le condizioni affinché il servizio ferroviario sia sempre più appetibile, soprattutto, e deve essere fatto, non in modo diciamo drammatico come in questo caso, un attacco feroce di questo genere mai è avvenuto. L'altra volta erano solamente 15 giorni, stavolta una settimana, cioè la prossima volta non ci danno neanche il preavviso. Beh, io credo che a questi livelli non è più possibile sostenere una situazione di questo genere qua. Quindi noi riteniamo che da immediatamente bisogna aprire una discussione. Noi vogliamo ragionare su quante risorse sono da destinare al trasporto ferroviario e sulla base delle risorse del trasporto che sono destinate al trasporto ferroviario bisogna insieme, a tutti assieme, costruire un orario ferroviario necessario, adeguato a quelle che sono le esigenze di tutta la popolazione. Non ci stiamo più a discutere se c'è una risorsa o non c'è una risorsa, bisogna fare uno studio che sia uno studio definitivo della mobilità in Valle d'Aosta, tenendo anche in considerazione, una forte considerazione, che di questa mobilità ne deve soffrire soprattutto anche il turismo come dicevo prima, non solo quello delle alte vie, delle medie vie, ma anche quelle che usano l'asta di fondo mare. Io mi fermerei qui, perché poi ci sono eventualmente altre discussioni da farsi rispetto a quale tipo di sviluppo ferroviario, quale tipo, soprattutto il mantenimento del servizio ferroviario, ma sicuramente una cosa è certa, non dobbiamo dimenticare che ancora oggi è pesante la situazione dei materiali che circolano in Valle d'Aosta, materiali che sono diventati obsoleti, si è fatta velocemente l'operazione di trasferire il diesel dalla Valle d'Aosta verso altre destinazioni, ma il materiale che oggi viaggia in Valle d'Aosta è obsoleto, è in scadenza, ma soprattutto non è sufficiente a quelle che sono le utenze. I treni, li vedete, sono stracolmi, in particolare quelli che vengono dalla Bassa Valle, sempre di più c'è necessità di trasporto, sempre di più c'è necessità di, soprattutto di trasporto collettivo. Quindi noi vediamo, abbiamo voluto assolutamente fare questo passaggio perché soprattutto parlare tra colleghi è molto importante, ma questa volta si parla tra colleghi, insieme ai pendolari, perché su queste problematiche tutti i cittadini, tutta la comunità valdostana deve poter dire la sua, deve poter contribuire a un miglioramento del servizio del trasporto collettivo, in particolare del trasporto ferroviario. Venire dopo Antonio è sempre difficile perché è talmente chiaro nei suoi interventi che trovare altri argomenti aggiuntivi a questo tipo di situazione diventa difficile. Io mi limito a dire questo: siamo nel 2014, nel mese di febbraio ce l'avamo visti con le ferrovie e avevamo tacconato una situazione, ci chiediamo cosa è stato fatto da febbraio ad oggi per ritrovarci nella stessa medesima situazione di febbraio, e cioè che le ferrovie dello Stato si alzano al mattino e tagliano le linee. Ora io mi chiedo e mi domando, se la politica è riuscita a creare, e non vuole essere polemica, ma è una riflessione, è riuscita a creare un assessorato all'ambiente ad hoc che non ha prodotto nulla, mi chiedo e mi domando per quale motivo a questo punto, visto i risultati che abbiamo ottenuto tenendo accorpato assessorato turismo e trasporti, non ci inventiamo un assessorato che si dedichi esclusivamente a quello che è la problematica dei trasporti e abbia più tempo di seguire attentamente quelle che sono le problematiche generali dei trasporti in Valle d'Aosta. Perché oggi noi qua siamo a discutere sui problemi della ferrovia, ma in Valle d'Aosta tutto il sistema dei trasporti è un
una pentola di problematiche che continuano a bollire e non se ne vuole far carico nessuno. Trasporto di sarghe, trasporto su gomma, collegamenti con le regioni esterne. Non dimentichiamo poi, e io non so se siamo ancora in tempo di recuperare il tempo perso, in quanto l'Expo 2015 non lo sapevamo oggi che sarebbe arrivata a Milano nel 2015, ma lo sappiamo da qualche anno. Mi chiedo e vi domando, i turisti, le persone che affluiranno a Milano, che sono milioni e milioni di persone, che vorranno eventualmente farsi un giretto in giornata in Valle d'Aosta, ma come pensiamo che possano venire in Valle d'Aosta? Ma come vogliamo pensare con questo tipo di trasporti in Valle d'Aosta, con questo tipo di collegamenti, anzi di scollegamento, che c'è con tutto il resto delle regioni italiane e trasfrontaliere, perché comunque non dimentichiamo che noi da qua ci muoviamo solo verso l'estero su gomma, come possiamo pensare che qualcuno possa immaginare di farsi una gita fuori porta, visto che sono una settimana o tre giorni a vedere l'Expo di Milano? Non dimentichiamo poi, e lo sappiamo in questa sala praticamente tutti, credo, che l'Olivetti da fine settimana, gli operai dell'Olivetti dovranno andare a lavorare a Ivrea. Mancano i collegamenti. Parliamo di 50 km, non parliamo di 200, di 300 km. Parliamo di tratti dai 50 ai 100 km. Non è possibile che non si sia creato nel tempo un progetto, come diceva giustamente Antonio, sinergico tra tutte le linee. Andiamo a valutare, cerchiamo di capire quali sono le tratte, e parliamo del trasporto su gomma, che vanno eventualmente modificate o eventualmente ridotte. Parliamo però a un tavolo nel quale ci siano le persone che effettivamente credano e capiscano che oggi la popolazione non è un servizio aggiuntivo che chiede, ma è il dovere della politica e del sistema dargli un servizio di trasporto pubblico. E ancora di più oggi, in questo momento di crisi economica, dove la gente, le famiglie sono più portate ad utilizzare il trasporto pubblico. Ed è il momento ideale per incentivarlo, perché poi ne consegue tutto il resto di mantenimento di un ambiente più pulito, più sgombro di auto ai centri storici, perché non andiamo a chiedere l'ABS negli ultimi 24 mesi. Il budget che ha incassato nel parcheggio a pagamento, io direi che se non ha ridotto del 30-40% ci andiamo vicino. Quindi io dico, per quale motivo non vogliamo investire sui trasporti pubblici? Per quale motivo ancora nel 2014 siamo ancora qui a dover sopportare, perché non c'è altro, io non trovo altro termine, sopportare un atteggiamento irriguardoso nei confronti di una regione turistica che ha una linea ferroviaria, che ha quel problema maledetto Ivrea, e che Ferrovie dello Stato ad oggi ci permette di dire: io da ottobre ti taglio le linee, arrivederci, grazie, qualcuno mi deve ancora pagare. E ora è ora che qualcuno ci dica veramente chi deve pagare, perché ad oggi noi quello che diciamo è che stanno pagando i lavoratori, gli utenti, gli studenti, quelli che hanno bisogno di quel trasporto che il sistema che deve gestire questa problematica non sta risolvendo. Quindi siamo fortemente preoccupati, proprio anche in previsione, come dicevo prima, di questo enorme evento che sembra lontano, è già arrivato, e se non saremo pronti a sfruttare quell'evento per portare masse di persone velocemente in Valle d'Aosta, sarà un'altra ulteriore occasione di aver perso un momento importante per far conoscere la nostra regione. Io poco da aggiungere, se non che sottolineare la necessità comunque, come scritto anche nel volantino, di una conferenza regionale dei trasporti, perché oggi la ferrovia, domani toccherà qualcos'altro, purtroppo, e questo lo sapete di quanti, la Valle d'Aosta è isolata dal resto dell'Italia e anche dall'Europa. Purtroppo abbiamo la Repubblica che non esiste, l'autostrada più cara d'Italia, il trasporto ferroviario che non funziona, chi abita nelle vallate non può raggiungere il centro valle e la bassa valle, e questo va anche contro tutto quello che è sempre stato detto in Valle d'Aosta, politica della montagna, mantenimento
della gente nei posti. Se la gente oggi non c'ha i servizi, non può, cercherà altrove. Infatti noi purtroppo assistiamo a tanti giovani valdostani che escono dalla nostra regione, scelgono di andare a abitare in altre regioni, ma proprio per il semplice fatto che qua non ci si può muovere, non si può pensare che tutti quanti abbiano a disposizione un'automobile ogni giorno, possono veramente dare l'obolo a quello che c'è. Quindi la conferenza regionale del trasporto riteniamo sia cosa essenziale e che vediamo che ognuno si assuma la responsabilità, e secondo noi il ruolo della regione in questa fase, della regione e dei comuni, è essenziale, perché come diceva prima Fuggetto, anche i comuni sono toccati su questa cosa qua, non possono solamente nel momento in cui viene toccato direttamente il servizio sul posto dover intervenire. Quindi noi speriamo veramente che si apra questo ampio dibattito per riuscire finalmente a mettere una parola fine a questo problema dei trasporti. Sono domande?